quanto è contento per la bella prestazione oggettiva sul campo, quanto rammaricato per una vittoria che a conti fatti ci doveva stare. Io penso che sono partite da vincere, purtroppo abbiamo sbagliato troppe occasioni e penso anche che eravamo troppo passivi nel mezzo. Ecco, lei ha fatto delle scelte importanti all'inizio, da Gasso, classe 2004, ma ha ripagato con una prestazione di grande personalità, è d'accordo? Ha fatto bene un'altra volta, anche se ancora non si trova a suo agio, visto che spesso sta fermo a guardare. Comunque, nell'insieme ha fatto buona prestazione. Pescara segna con Aloy, proprio con D'Agasso sfiora il 2-0, sfortunato palo, poi però Cuppone ha fatto benissimo 70 metri palla al piede, ma uno contro tre quella palla va passata, gli ha detto qualcosa? Non ci ho detto niente, ma io penso che lo sanno, purtroppo anche in allenamento quando facciamo tiri noi li facciamo tanto per, io dico che in quelle occasioni o si deve fare gol o si deve passare. Dopo il 2-0 sfumato, il Pescara ha perso campo, il Perugia ha cambiato 4 giocatori e sembrava più brillante. Li farebbe un po' prima i cambi che ha fatto lei o non era una questione fisica? No, non credo. Il problema è che non eravamo attivi già dall'inizio, nel senso che i centrocampisti venivano aggrediti e poi dietro uno contro uno è normale che abbiamo difficoltà. Poi sicuramente sono due falli che si potevano evitare perché non avevano dove andare. È la strada giusta, Zeman? La strada giusta se impariamo. Io purtroppo ripeto, noi facciamo errori in allenamento, poi li ripetiamo in partita e ci costano le partite. Una domanda da studio e salutiamo Zeman. Fabio. Fabio, ecco, posso precederti questa sera? Falla tu, falla una tu. Una cosa veloce. Falla tu, falla tu. Avevo questo veloci. Questo dubbio, chiaramente rivolgi tu la domanda Enrico, con Aloy il Pescara avrebbe dovuto avere più copertura centralmente, invece ha concesso punizioni in serie. Ecco, chiede Massimo Profeta da studio che quando Aloy è andato davanti la difesa ci doveva essere più schermo, invece proprio in quel momento il Pescara ha concesso tante punizioni in serie. Sì, ma non è per questo. Dico che dobbiamo essere più attivi, dobbiamo giocare un po' più su con tutta la difesa e dobbiamo stare più attenti in fase conclusiva. La saluto così, Zeman, perché non era la partita di Mora questa? E perché possono giocare 11 più cambi, ho fatto solo 3 cambi, però io continuo a dire Mora ci servirà, il problema è di tempi e di partite come vanno. Grazie. Pensavo che oggi ci voleva gente più sveglia, nel senso più di movimento. Mora sa giocare ma non è di movimento.